vi racconterò com'è che successe che noi poi dall'Umbilà andammo a Gorongorone. Ogni 3 secondi un bambino muore a causa della fame, della mancanza di acqua e di cure mediche. Shalom io lo conosco, sono stato in Africa con i suoi volontari. Dal 1974 ha fatto scuole, case famiglia, orfanotrofi, panifici e ostelli da far gestire alle popolazioni locali. Sostieni il movimento Shalom con il 5 per 1000. Non ti costa nulla e darai una mano a milioni di uomini, donne e bambini. Sulla tua dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale in sovraimpressione. Movimento Shalom, aiuta chi aiuta! La puntata di Peacemaker di oggi è dedicata ad un prete giovanissimo, Don Roberto di Chiera, un prete con un passato pesante alle spalle. Don Roberto racconta con straordinaria capacità espressiva un passato comune a molti giovani ai quali si rivolge, un passato fatto di alcol, di droga e di tutte le trasgressioni possibili, un inferno, fortunatamente, terminato in maniera positiva. Don Roberto era ospite della 40ª festa della Carità di Staffoli, di cui sentirete il racconto da parte di Silvio Della Maggiore, festa fondata più di 40 anni fa da Don Andrea Cristiani, ancora seminarista. Siamo qui alla 40ª festa della Carità di Staffoli e qui accanto a me c'è Silvio Della Maggiore, che per anni ha animato questa festa, almeno da 20 anni, ma ce lo racconterà lui stesso. La festa della Carità a Staffoli. Ecco, diciamo che la festa della Carità in questi 40 anni di attività ha raccolto decine e decine di migliaia di euro per finanziare i progetti di Shalom. Come siamo partiti? È interessante intanto capire come per convenzione l'età del movimento è stabilita con l'ordinazione del 7 dicembre 1974 di Don Andrea Cristiani. In realtà Shalom aveva già le radici a Staffoli e lavorava da qualche tempo. Prima, diciamo, opera di solidarietà e anche di sensibilizzazione alla solidarietà è stata proprio questa festa della Carità, che culminava nella settimana del patrono, cioè San Michele Arcangelo, con la cena del povero. In che consisteva? L'abbiamo consumata stasera, la cena del povero. Consisteva praticamente nel... Don Andrea l'aveva vista così. Consumiamo un pasto povero pagando un pasto da ricco. Cioè, vale a dire, si mangia salsicce e fagioli pagando il prezzo di una bistecca. Chiaramente questa cosa è un concetto che la gente, no, a cui la gente non riusciva a capire. E infatti ci trovavamo in poche decine di persone, pochi fedelissimi, a dividerci quei fagioli e quelle salsicce. Bellissimo, bellissimo. Dicevi Don Andrea che non era ancora parroco, quindi il vostro lavoro, lui ha cominciato a raggruppare delle persone già prima di diventare parroco. Tu sei amico di Don Andrea da sempre praticamente. Io devo dire, lo dico anche rischiando poi dopo l'accusa di nepotismo, io sono parente di Don Andrea da parte di madre e di padre. Mio padre è cugino del babbo di Don Andrea, di Narciso, e mia madre era nipote della mamma Fosca, della mamma di Don Andrea. Quindi voglio dire, c'è questo doppio legame di parentela. Oltretutto con Andrea abbiamo condiviso le prime esperienze. Lui era seminarista e quando arrivava a Staffoli, nel suo paese, collaborava con Don Conti, proprio aveva nella testa di formare questi gruppi di ragazzi. E proprio da questo che siamo partiti 40 anni fa. Io avevo 14 anni, lo potete immaginare, Don Andrea ne aveva
ne ha 9 di più, quindi era un giovane che aveva superato da poco la ventina. Ecco, in sintesi, come è nato il movimento davanti a un fuoco di bivacco. Ecco. E che cosa, cioè, è nato in modo, diciamo così, piccolo, perché non penso che avesse le idee che poi si sono sviluppate, non era così importante come poi sarebbe diventato, o subito lui era ambizioso, perché mi dovresti parlare anche di Narciso prima di parlare di Andrea, perché Narciso era il babbo di Don Andrea, non abbiamo mai parlato, è l'inventore dell'urbanina, che è una che io ho visto da bambino, che era una prima macchina elettrica fatta in tempi che non erano giusti, ma oggi sarebbe stata un'invenzione veramente straordinaria. Ce ne riparla Silvio, prego. Sì, lo zio Narciso, io l'ho sempre chiamato zio, e lui aveva proprio questa, era molto contento quando lo nominavo, perché era un uomo veramente eccezionale, aveva un estro particolare, un'intelligenza fuori dal comune, e poi ebbe questo grande intuito quando ancora non si parlava di crisi, voglio dire, petrolifera, di inquinamento, di traffico, dei giorni nostri. Lui aveva già studiato un prototipo di macchina che poteva inquinare poco, consumare poco e essere piccola e parcheggiata anche nelle grandi città. Era un uomo veramente straordinario, lo zio Narciso. E anche la zia, voglio dire, era una donna, sorella di mia nonna era la zia, ed era una donna veramente simpatica. Quando ci trovavamo a cena da lei, era sempre usava sempre preparare dei manicaretti che a noi faceva molto piacere mangiare. Ecco, e Andrea come cresce in questa famiglia? Andrea cresce come coccolo di famiglia, è l'ultimo arrivato in una famiglia dove c'è un fratello maggiore, una sorella, con cui ha tuttora ottimi rapporti, però Andrea è l'ultimo arrivato. Anche il nome, il doppio nome che ha, Andrea Pio, la zia lo accosta poi dopo a San Pio dal Pietracina, voglio dire. Don Andrea cresce proprio e respira già subito l'aria della parrocchia. Poi insomma, si sente che era un ragazzo che aveva una marcia diversa da noi. E quindi crea questo movimento e contemporaneamente nasce questa festa della carità, perché poi siamo qui a parlare sulla festa della carità, quindi nasce questa festa della carità. Nasce questa festa della carità come prima attività al di là della Cena del Povero. A quel tempo, ecco perché dicevi te, ma come siete partiti subito forte, no? Siamo partiti da un gruppo di ragazzi, eravamo 5, 6, cioè ho ancora la fotografia di quella sera, che si giurarono, voglio dire, giurarono insieme di fare qualche cosa per cambiare il mondo, questo mondo che non va, no? Lo dice anche Paolo in una vecchia canzone, no? Questo mondo che non va. Allora, come prima attività, decidono intanto di fare la raccolta del cartone per poi venderlo e raccogliere fondi e allottare la prima spalla, perché il prosciutto era caro, la prima spalla, 100 lire a biglietto. Poi trovammo una collaborazione con un medico laico, dottor Paolo Cosci di Pisa, che lavorava proprio in Burundi. E proprio il Burundi l'abbiamo reincontrato dopo 30 anni nel fare poi dopo quella grossa e importante iniziativa che è l'Università della Pace a Bujumbura. Adesso Don Andrea è in Burundi, credo, proprio in questi giorni. Sì, è partito proprio stamani per il Burundi. Allora, abbiamo cambiato luogo per vedere meglio ancora la cucina. Dietro di noi ci sono i fabbricanti di pizze, ma più in là ci sono dolci, bistecche e così via.
perché questa festa è cresciuta negli anni, è cresciuta di persone, è cresciuta di attività, però ha ancora lo spirito iniziale, che è, si chiama ancora Festa della Carità, e devo dire che un nome come Festa della Carità oggi non è proprio consueto, o almeno non lo era fino a qualche mese fa. Adesso con Papa Francesco le cose forse sono in parte cambiate e la carità, la pace tornano ad essere protagoniste anche della vita della Chiesa, e vorrei che Sergio ce ne continuasse a parlare, appunto. Sì, Andrea, è proprio vero quello che dici, e io particolarmente sono orgoglioso di questa festa, che credo perlomeno in Toscana non esista altra festa che da 40 anni fa quello che facciamo noi. Voglio dire, sì, ci si riempie la bocca talvolta anche di carità, no? Tutti fanno volontariato oggi. L'Italia è una nazione di volontari, però il nostro tipo di volontariato, cioè il volontariato Shalom, è un volontariato, se permetti, diverso. Perché questa gente che qui ci dà una mano e che in qualche modo è da giorni che lavora per servire la gente, non solo lavora, ma anche paga per mangiare. Quindi voglio dire, secondo me è il massimo, è l'espressione massima. E allora, ho campo libero, posso parlare un pochino di quello che è successo nella mia vita? A ruota libera, allora, la presentazione è troppo esaltante, vi chiedo io scusa per tutto quello che ha esaltato. Sono cresciuto in Tavolaia e anche qui a Staffoli, giocavo a calcio qua da ragazzetto negli anni 90, e non è facile raccontare un pochino di quello che è successo nella mia vita davanti a tanta gente che conosco, vedo tante persone che conosco da quando ero ragazzino. E sì, vi aprirò un pochino il mio cuore dicendo quello che è successo nella mia vita. Alcuni lo sanno, altri non lo sanno, altri rimarranno un po' con gli occhi così: mazza che hai fatto, e sei prete? Ripeto, non è facilissimo, perché tante persone davvero magari le conosco e magari mi sento anche un po' giudicato, però cercherò di mandare via questo timore. Una famiglia normalissima, una buona famiglia, tranquilla, c'è qui la mia mamma, il mio babbo, la mia nonna, la mia zia, la Cosarelli qui di Staffoli, ci sono i miei zii. E mi era stato insegnato a fare le preghierine da bambino, andavo alla messa in Cerretti, ho fatto il catechismo, ho fatto la cresima e poi ho abbandonato del tutto la chiesa perché non mi interessava niente, perché non c'era niente di interessante andare alla messa e perché i sacerdoti non mi attiravano. Non mi trasmettevano. La chiesa non c'era, quindi. Alle Piane, un po' alle Piane, però andavo in Cerretti. Insomma, inizio a crescere e inizio poi a bestemmiare, come fanno tanti toscani, frequentando i ragazzi più grandi di me, inizio ad allontanarmi proprio dalla fede. E inizio proprio ad andare in discoteca, al Concorde. 14 anni, 15 anni, anzi ancora prima, qui lo posso dire, in giro non lo racconto perché non le sanno queste discoteche, a Waikiki. Al Waikiki a Pontedera. Però loro non lo sapevano, mio papà e la mia mamma non lo sapevano che andavo a ballare a 14 anni, che prendevo le sbronze. Avevo capelli lunghi, riccioluti, tutto flesciatissimo. E mi portavano a Pontedera sul corso e poi invece andavo a ballare a Waikiki. E man mano crescevo, 15 anni, 16 anni, le prime cannette. Le prime cannette che all'inizio dicevo di no, non volevo fumare le canne perché già mi divertivo con questi super alcolici, il Concorde, Don Carlos, mi fa di là. Poi vado a fare il militare. Vado a fare il militare perché era obbligatorio negli anni 90, 93, quarto 93, scaglioni. Per chi ha fatto il militare sapete che cosa vuol dire, no? Quarto 93. Vado a fare il militare a Verona e lì mi sfondo con la droga, diciamo, ecco, detto in due parole. Perché inizio a usare altre droghe, non ho mai usato l'eroina, ma le pasticche, i drip, la cocaina, i fiumi di droga. Alcune volte ho rischiato che mi arrestavano, venivano con i controlli, la finanza, con i cani, mi segnavano il nome, insomma, parecchie volte ho rischiato grosso di andare in carcere, però poi non mi hanno mai beccato, non mi hanno mai arrestato. Fermato più volte, anche dentro le discoteche a Torino, a Verona, a Genova, a Bologna,
Riccione, varie volte fermato, però poi buttavo via le droghe e non mi arrestavano, fortunatamente, perché avevo iniziato a vendere le droghe. C'è la faccia simpatica anche, perché fortunato c'è la faccia simpatica. Sì, mi è andata sempre bene, davvero. E quindi le usavo e le vendevo, e man mano che crescevo, 19 anni, 20 anni, ballavo sui cubi in tante discoteche, all'Imperiale, all'Insomnia, disco Acropoli d'Italia, Bonzacco, ancora il tatuaggio sulla spalla sinistra dell'Insomnia, Principe Morisse, tutto quanto. Ballavo sui cubi in tante discoteche d'Italia, insomma, tante ragazze, tanti soldi, lavoravo in conceria, e beh, Santoli, andavo a lavorare in conceria con mio padre. Poi ho detto, no, ho incontrato questa ragazza di Bologna e io avevo 20 anni. Sto con lei circa 2 anni, si parla del 94, 95, 96, quegli anni lì, 94, 95. Con questa ragazza non c'entrava niente, come, perché lei non usava droghe, andava alla messa ogni tanto, io non ci andavo mai, ma mai, E lei invece mi porta in chiesa, circa 10 anni che non mi confessavo, che bestemmiavo tantissimo. Non so se devo raccontare anche l'episodio. Raccontalo, ma ti volevo dire, in quegli anni che mi viene in mente, le tue cugine frequentavano Shalom. Guardiamo, vero o no? Vero o no? Chiara e Ilenia lì, sono lì. Ma lo sai che io ne sentivo parlare dello Shalom? Veramente, c'erano degli amici, anche di tavolaia e di staffoli, che mi parlavano dello Shalom, però io non avevo capito che era una cosa così bella, così importante. Non lo sapevo, nemmeno mi interessava, purtroppo, perché ero molto superficiale. Tanti giovani oggi sono superficiali, non parlo di presente. Girando molto l'Italia vedo che incontro tanti ragazzi, ma tantissimi, nelle scuole, nelle strade. E tanti giovani purtroppo non c'è la cosa del sacrificio, no? Non esiste la parola sacrificio, no? Tutto deve essere cotto e subito e pronto. E non esiste la parola sacrificio. Se non ho voglia non lo faccio, tutto deve essere facile, subito e anche veloce proprio. E quindi c'era tanta superficialità, come anch'io ero superficiale in quegli anni là, negli anni 90, adesso spero un pochino meno. E che cosa succede? Succede che con questa ragazza di Bologna ritorno in chiesa, rinizio a pregare, ma in modo semplice, perché andavo a casa sua a Bologna, o lei veniva a casa mia. Quando era a casa sua, ogni tanto lei andava alla messa, a me scocciava rimanere a casa a dormire la domenica mattina quando lei andava alla messa da sola, ci passavo male, no? Con i suoi genitori. E quindi ho iniziato ad andare in chiesa con lei, però non mi interessava la cosa, ascoltavo un po' la parola di Dio, non facevo la comunione perché erano 10 anni che non mi confessavo. Così è stato per il primo anno. E poi però mi è venuto il desiderio di confessarmi anche a me, perché a forza di ascoltare la parola di Dio, certamente mi allontanavo dal mondo delle discoteche e delle droghe, c'era un combattimento interiore, dovevo scegliere se il fine settimana andare nelle discoteche, e quindi usare le droghe e venderle, oppure anche al Kamakama andavamo, al Dublé, al Cicala, c'era via Pereggio, e quelle che le conoscono. E quindi piano piano ho scelto l'amore, perché l'amore vince sempre. In questo libro si parla molto di amore, no? Questo gesto d'amore di Matteo, dei suoi genitori, è molto grande da sottolineare. Non è facile prendere una scelta nel momento doloroso, in quel momento lì, all'ospedale. Fare una scelta di vita nel momento di morte, perché lì è stata fatta una scelta di più vite, forse, non so quante vite, non si sa, però sicuramente più di una persona adesso vive grazie a Matteo e ai suoi genitori. Quindi fare un gesto è una scelta di vita nel dolore e nel momento della perdita del figlio, quindi un gesto d'amore che dà speranza e dà amore a tante persone che adesso non le conosciamo ma vivono grazie a Matteo. Quindi che cosa succede nella mia vita? Succede questo grande cambiamento con la forza di volontà, perché se noi attraverso la preghiera, attraverso la fede ci mettiamo anche un pizzico di forza di volontà, si possono spostare le montagne e possiamo davvero vedere i miracoli. Ed è quello un pochino che è successo nella mia vita. Non so se avete ascoltato il Vangelo di oggi, che si parla del figlio il prodigo,
di quei due fratelli, che uno dei due chiede la quantità di denaro, no? la sua porzione di denaro, la sua parte di denaro, e dice: guarda, come se fosse morto il padre, no? Perché glielo chiede e dice: guarda, dammi la mia parte perché mi voglio andare a divertire. Sperpera tutto, con le prostitute, nelle discoteche, nelle droghe, tutto quanto, e poi si trova smarrito. Non gli davano da mangiare nemmeno quello che davano ai maiali. Torna a casa dal padre e gli chiede perdono. Il padre lo vede da lontano, se vi ricordate il Vangelo. Gli va incontro, gli mette l'anello al dito, le scarpe nuove, il vestito nuovo, fa ammazzare il vitello, fanno festa, e l'altro fratello geloso ci rimane male. E non voleva entrare in casa e li accusa: questo tuo figlio ha sperperato tutto e te invece non mi dai niente, neanche un capretto? Ma guarda, o sei bravo, gli dice, perché se tutto quello che è mio è tuo, tutto quello che è mio è tuo. Dio ci dice: guarda, chiedimi, perché io sono Dio. Perché non me l'hai chiesto? Perché non credi che davvero ti posso dare tutto? Ti posso riempire di gioia, traboccante, ti posso donare lo shalom, la pace, traboccante, e non me lo chiedi? Perché non me l'hai chiesto? Non dobbiamo essere gelosi gli uni degli altri, non dobbiamo portare rancore. Quello ci mette davvero il tappo alla felicità. Questo desiderio di consacrare tutta la mia vita a Dio per diventare sacerdote. Ma avevo paura e non sapevo che cosa dovevo fare nella mia vita, perché parlavamo di sposarci con questa ragazza. Insomma, invece, poi cosa c'è stato? C'è stato che ho risposto, ho detto di sì. Non sapevo dove mi avrebbe portato questo sì detto a Dio, perché avevo tanta paura e perché non avevo mai pensato di diventare prete. Però sentivo che sarei stato un sacerdote un pochino particolare, nel senso, un prete di strada, diciamo, un po' così, per andare a cercare chi davvero è infangato nella droga o in carcere o insomma nelle discoteche, perché andiamo già da tanti anni nei centri sociali, non solamente a Roma ma un po' in tutta Italia, nelle discoteche fino anche alle 4, alle 5 di mattina, non tutti i sabati, è chiaro. Però spesso andiamo anche nelle discoteche. E allora con grande dolore ho lasciato la ragazza, perché avevo sentito questa chiamata a diventare prete nel 95, vado a fare un pellegrinaggio a Međugorje nel 96 e sento forte questa conferma di diventare sacerdote. E allora poi lascio tutto, no? La ragazza, poi la famiglia, vado a vivere a Pistoia per qualche anno in una casa famiglia dove ci portavano i ragazzini, quelli arrivati con i gommoni dall'Albania. I ragazzetti che non avevano documenti, non sapevano l'italiano, e quindi il mio primo approccio un po' con l'amore, dando ascolto, dando amore, era con questi ragazzi di strada accolti in questa comunità. Poi piano piano entro in seminario, mi metto a studiare e poi prendo un diploma per dirigente di comunità, poi incontro Chiara Mirante, la fondatrice di Nuovi Orizzonti, e mi trasferisco a Frosinone e poi in queste comunità, no? Da circa 10 anni, poco più di 10 anni, mi occupo un pochino di questi disagi giovanili di tutti i tipi, perché si parla dalla bulimia all'anoressia, al carcere, nelle scuole a incontrare i giovani, nelle spiagge a portare il Vangelo, a confessare nelle spiagge anche. Siamo stati in Sardegna, a Riccione e poi altre zone d'Italia, sempre ai balneari, per ascoltare, perché c'è bisogno di ascolto, c'è tanto bisogno di essere ascoltati e di ascoltare la persona che ho di fronte, perché siamo troppo distratti e siamo troppo di fretta, e di tempo per ascoltarci ce n'è sempre meno, perché poi si passano tante ore. Anch'io uso Facebook, è chiaro, però magari per evangelizzare, per incontrare chi non vedo sempre. Però davvero siamo abituati a comunicare telematicamente, no? Per email, per Facebook, per tutte queste cose, che ci può anche stare, però non deve superare il rapporto umano, perché guardarci negli occhi è diverso che scriversi davanti a uno schermo, no? Quindi è importante anche stare un pochino meno tempo con la PlayStation e stare un pochino di più a parlarci e ad ascoltarci e a chiedere anche al figlio, alla figlia o il figlio ai genitori, perché oggi c'è bisogno che anche i figli chiedano ai genitori: come stai? Perché tante famiglie purtroppo si stanno spaccando, ne conosco tantissime in giro per l'Italia, e c'è bisogno, sembra strano, che il figlio o la figlia chieda al genitore: babbo, come stai? Preparatevi le domande cattive nel frattempo.
Io potrei anche davvero terminare con, non lo so, dicendo che sono contento che Dio mi ha chiamato a diventare sacerdote. C'è speranza anche per i più lontani da Dio, anche per i più infangati, c'è speranza. Davvero, la parola speranza vorrei che si sentisse forte nel cuore di tutti qui stasera. C'è speranza, veramente. E davvero mi trovo a incontrare tantissime persone, tantissimi giovani che da un momento di tenebra, di disperazione, di depressione, attraverso il Vangelo, attraverso la preghiera, perché usiamo la cristoterapia anche in comunità, possono rivivere, possono rinascere. Non c'è niente di deserto che non possa fiorire. Anche nella Bibbia c'è scritto che il deserto può fiorire annaffiandolo con la preghiera, annaffiandolo con la forza di volontà, annaffiandolo con la decisione di dire sì, scelgo Gesù Cristo, scelgo il bene, scelgo l'amore. Magari qui c'è qualcuno che non frequenta la Chiesa o che non crede in Dio, non lo so. Però allora scegli l'amore con tutte le forze, con tutta la mente, con tutto il cuore, però scegli sempre il bene per te e per l'altro. Scegli l'amore. Che cos'è l'amore? Per chi crede, Dio è amore. Per chi non crede, non lo so. Per chi non crede, che cos'è l'amore? Dillo tu. È il prossimo. Ok, buono. È il prossimo. E in questo libro si vede benissimo che la scelta d'amore è stata fatta e vince sempre, proprio per il prossimo. Ogni 3 secondi un bambino muore a causa della fame, della mancanza di acqua e di cure mediche. Shalom io lo conosco, sono stato in Africa con i suoi volontari. Dal 1974 ha fatto scuole, case famiglia, orfanotrofi, panifici e ostelli da far gestire alle popolazioni locali. Sostieni il movimento Shalom con il 5 per 1000. Non ti costa nulla e darai una mano a milioni di uomini, donne e bambini. Sulla tua dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale in sovraimpressione. Movimento Shalom, aiuta chi aiuta. Vi racconterò com'è che è successo che noi poi dall'Umbilà andammo a Gorongoro.